Federica Nannetti, siamo ormai alla fine di questa difficile settimana. Com'è andata dal punto di vista umano, al di là degli impegni istituzionali? Allora, dal punto di vista umano, credo che sia un'esperienza indimenticabile, in negativo e anche in positivo, devo dire in negativo perché se penso a una settimana fa, se penso a quella domenica mattina, cioè per un attimo, solo per un attimo davvero, ho pensato questa volta non ce la faccio. E invece è partita la macchina, è partito tutto e la prima cosa a cui ho pensato sono state le persone e appena ho capito che le persone, comunque, c'era qualcuno che mi aiutava a portarle in salvo, ecco, questo ci ha permesso poi, insomma, di lavorare su tutto il resto. Da un punto di vista umano, in pieno Covid, ho ritrovato la solidarietà che mi sembrava il Covid stesse in un qualche modo trasformando invece in rabbia su tante cose. Invece ho ritrovato in questo dramma la capacità delle persone di aiutarsi, di collaborare e proprio la voglia anche di ricominciare. È come se questa situazione difficilissima abbia dato nuova energia ai miei cittadini, che sono meravigliosi. Ho visto delle scene incredibili, delle persone veramente. Cioè che anche nel pianto con una voglia veramente di ripartire che poi aiuta anche me, perché io mi sento, qualcuno dice sempre che io come sindaco sono un po' una mamma, la mamma di 16.000 persone e forse un po' è vero e allora quando vedi che loro ti danno questa energia e la trovi e sei pronta a qualsiasi sfida e infatti finisce la prima settimana ma ci resta ancora tanto da fare.